I nostri amici, come ormai saprete bene, hanno una megavilla. Per qualche ragione hanno deciso di non farci dormire in casa, ma di farci stare nella casa sull'acqua che galleggia sulla loro piscina per 24 ore. Riusciremo a sopravvivere a dovere? Iscrivetevi al canale. Ragazzi, il primo che cade in acqua come Leo perderà la sfida. Che senso, come Leo? Così, esattamente così, se cade in acqua siete eliminati. Vabbè, non credo sia impossibile cadere nell'acqua. Io me ne vado semplicemente a casa. Sì, ma è molto semplice, ragazzi, basta che stiamo lontano dalla piscina. No, no, non funziona così. Avete 3, 2, 1. Il tempo inizia adesso. Molto facile. Ma sì, dai, sarà una passeggiata. Ragazzi, io ho fame. È appena iniziata la sfida, a mangiare adesso non ci pensate proprio. No, in caso, ma un hamburger. Vado a prendermi qualche biscottino io. Dai, per favore. Ci vediamo dopo, vado. No, 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 dopo. No, venite qui, no, ragazzi, non ci abbandonate. Dove stanno andando? Però ti dirò, è molto rilassante. Basta, voglio uscire. Già vuoi uscire, siamo da un minuto qui dentro. Rilassati. Sì, ma un sembra un inferno. Ma prendila con filosofia. Poi tra l'altro, ma che filosofia? Pure... Sì, ma c'è pure la palla, c'è pure il canestro. Sì, vedo che effettivamente sei bravo. Guarda, occhi chiusi. Boom, no, ah, bravissimo. Questo per me. Oh! Sì, bel canestro, complimenti. Aspetta, dov'è che sta il canestro? Che fai? No, la palla è andata fuori, ragazzi. Ma non abbiamo neanche la trazione della palla. Ho fame! Ragazzi! Che buoni questi biscotti. Sì, Leo, li vorremmo anche noi, vorremmo assaggiare il gusto. No, ecco, ma Leo come... è un grandissimo. No, Leo ha i biscotti. No, no, come no, 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 non i biscotti. Niente. Vabbè, no, no, una sfida. Vai, qual è la sfida? Sentiamo. Il primo che fa canestro si aggiudicherà il pacco di biscotti. Sì, aspetta, dove sono io? Palla, vieni qui, palla, vieni qui, vai nel canestro. Guarda il canestro, aspetta, no, ce la sto facendo, ce la sto per fare. Per favore, puoi fare canestro. Passami la palla, ti faccio vedere io. Ma io l'ho fatto canestro. Ci sono. Ragazzi, allora, 3. Dice che ho sbagliato? Costati 3, 2, 1. Canestro! Dov'è il biscotto? È andato 27 metri fuori. Ragazzi, l'avete visto il canestro? No. Sì, questo è il tuo biscotto. Ma come so? Ok, sarà meglio. Lì ci sono delle biglie, qualcuno me le prende? Allora, Cap, io ho la mia biglia blu, tu hai la tua biglia rossa. Sì, effettivamente abbiamo... questo è il colore. Abbiamo 3 tiri a testa. Okay. Chi fa almeno un punto ha vinto. E dai, muoviti, vai, parti tu. Ma come parto vantaggio io? Vantaggio alle signorine. Va bene. Wow. Prego. Ma cosa? Non è ma punto. Dai! Ma come è posso... Il mio! Biglia. La mia bella! Ti ho visto! Fermo, ti ho visto! No! Punto! Punto! Datemi il mio biscotto! Ma io ho visto che ha fatto il punto, Kazu! Ma non è valido! Ma quando? Ma dove l'ha fatto? Kazu! Questo è il tuo biscotto! Guarda il lancio da maestro! Ma cosa? Ma sei mostro di 27 centimetri! Ma non è possibile! Ma sai che senza biscotto! Ma guarda! Hai buggato il canestro! Allora, ma ti ho già detto che tu sei scarso a giocare a basket. Sì, ho capito, ma se hai buggato il canestro cosa ci posso fare? Ragazzi, dopo questo biscotto mi sento pieno di zuccheri. Quale altra sfida dobbiamo fare? Esatto, perché io non ce li ho proprio gli zuccheri, capite? Ragazzi, prossima sfida per il biscotto. Prendi il biscotto challenge. Sì! Primo che arriva a... È mio! È io mio! Cerco di mettere è mio! Dammi! No, ma come fai? Pare, pare, al contrario! No! Mannaggia no, te! Fermo! È mio! Fermo! Sì. Non la prendi! Sì. No. Sì! Sì! Leo, ci stanno chiamando, che non senti che da dentro? Ragazzi, no, noi aspetta, ci vediamo. Ma come? Ma ci vediamo dopo voi, no, non ragazzi, ragazzi, siamo ancora qui, ragazzi! No, siamo ancora. Ma porca miseria, se ne sono andati. Ecco, adesso cosa facciamo? Amico, calmati, estate, rilassati, prendi un po' di sole. Ma tra l'altro io sto sudando tantissimo e questa qui non è acqua, è sudore, perché non ci possiamo neanche bagnare. Però vabbè, la prendo con filosofia. Buonanotte. Kazu! Ho fatto canestro, guarda che bravo. Ah, hai fatto canestro! Bravissimo, amico. Che pirla. Ragazzi, venite a salvarmi! Ragazzi, qualcuno ha sete? Dai, che se io riesco non se l'accorgo. No, ragazzi, fermo, 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 non puoi riuscire. Va bene, scherzavo. Cos'è tutta questa aggressività? Qual è la sfida? Allora, ragazzi, vi dovete sfidare con questi due gonfiabili in piedi sopra alla piscina. Il primo che perde l'equilibrio non potrà bere. Ma io non ho capito con quali con oggetti. Con questi ragazzi. Oggetti, oh, sarà cavolo. Un gioco da allora, ragazzi. Senti, guardami. Loro sono i cattivi in questa sfida, okay? Loro sono quelli che vogliono solo farci perdere. La bella fragata! No, ma che cavolo è? No, ehi. Ragazzi, vorrei dire che è caduto 27 no, volte. No, non è vero, non vorrei è vero. Dire che è caduto. Ragazzi, fino a quando lo metto il culo a terra mi sto bloccando i piedi. Ah, mannaggia te. Vieni qui. Mannaggia lui.
Stai cercando, sei morto, Rosario. Mi arrendo, mi arrendo. Sì, dov'è la mia acqua? Sono il vincitore, datemi l'acqua. Tieni il cazzo, tutta tua. Dammela, no, ehi, vieni qui, dammi. Mannaggia, non ci credo. Dammi l'acqua. È stato trollato, poverino. Meglio di niente. Posso avere io questo? No, no, no. Lasciami un po' d'acqua. Lasciami un po' d'acqua. Questa è una sfida di sopravvivenza e io sopravviverò. Aiutatemi. Ragazzi, si è fatto tardi, il sole sta per calare. Mi raccomando, non uscite. A dopo, buona fortuna. Ciao. Cap. Cap. Cap, svegliati. Perché devo ancora stare con sto pirla scemo nella piscina? Dimmi. Allora, io sto iniziando ad avere molto caldo perché il sole scotta. È arrivato il momento della tregua. Vorrei dormire un pochettino, per favore. Non darmi fastidio, grazie e buonanotte. Hai sentito ciò che ho detto? Sì, chiaro e tondo. Vabbè, solito pirla. Buonanotte. Dai, sono 50 minuti che sto nuotando. Tra poco raggiungerò la riva. Vado alle Bahamas, prendo un'altra casa, me ne scappo. Amico, per la casa alle Bahamas, ma tanto chi se ne accorgerà. Oh, cavolo, sei svegliata, non ci posso credere. Cosa vuoi? No, io vorrei capire nello specifico cosa stavi cercando di fare. Le Bahamas, i Caraibi. Ma siamo così bene qui in questa piscina. Sto sudando solamente tantissimo, però non fa niente. Sì, tranquillo, me ne ero accorto che stavi sudando, sai com'è. Secondo me anche i vicini. In che senso, scusami? Ragazzi, è arrivato il momento della prossima. Che questa puzza di cammello. Mamma mia. A dopo. Vedi, l'ho detto che lo sentiva tutto il vicinato, ma anche loro l'ha detto. Ma da quant'è che ci sono i cammelli in piscina? Da quando ci sei te? Dai, su, dite sta sfida. Avrete la possibilità di vincere un minuto sulla terraferma. La cosa è semplice, dovrete schivare l'acqua che spara Matteo. Ah, vabbè. Attento! Attento, giù, giù, fermo. Fermo! Fermo! Attento! Attento! È sopra di noi! È di là, è di là, aiuto! No! È stato colpito anche l'acqua! Colpito! Sono stato colpito, lo ammetto, ma tu vai in piscina! No! In piscina. No! Perdo la sfida! Ragazzi, la punizione a capo, per favore! E io voglio il mio minuto di terraferma! Sì, sei tranquillo, ce l'avrai! Aspetta, fai un passetto lì! Sì! Vai, avvicinati, veloce! Bravo, nuota con quelle zampette! Alzati un po' i piedi! Sì, nuota con quelle zampette! Mannaggia lui! In piscina! In piscina! Ah, non voglio uscire! Lasciami! In piscina! Terraferma! Va bene, prego! Ah, bene ragazzi, la terraferma mi mancava e secondo me è arrivato il momento di fare uno scherzetto a Cap. Ma diciamo che noi non siamo facilmente corrompibili, quindi... Ma come? No, dai, ma ci divertiamo. Nulla al mondo ci faremo comprare. Cioè, non siamo delle persone così. Ma possiamo divertirci tranquillamente. Che ci facciamo? Beh, potremmo prendere la pompa e riempiamo la piscina d'acqua così lui dovrà scendere. Ciao Cap. Adesso gli voglio i 50 euro però. No, no, li date. No, vieni qui! Leo, l'obiettivo è a 10 metri da noi. Sì, Matteo, io sono in un punto dove sicuramente non mi vedrà, tranquillo. Ragazzi, ho avvistato l'obiettivo, è proprio lì! I miei super orologi dicono che sta dormendo. Possiamo avvicinarci con cautela. Ok, ma chi è cautela? È una mia vecchia amica di scuola. Seguitemi, seguitemi, venite. Stai facendo? Ma che state facendo? Venite qui! Zitto! Tanto dorme! Parti! Vai! Vai! Veloce! Io si apri mica! Devi girarlo! Devi girare la manovella! Vai! Ciao amico! Ma siete fuori! Tu, è finito il tuo minuto, dentro! No, non è finito, non è finito! Vieni qui, dentro! No! No! Ehi! Ehi ragazzi! Sta barando! Kazu, hai 3 secondi per entrare nella piscina! L'acqua! No! Fatemi rientrare! Fatemi rientrare! Sì! 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 Sì!
sul bordo che è bagnato. Li voglio i miei 50 euro. E guarda che lì c'è l'acqua, vieni sul bordo. Oh cavolo, non posso toccare l'acqua. Sul bene. Bordo, sul no, bordo no. Sì, sì. Re del mondo, re del mondo. Sì, sì, ragazzi, dove sono i miei bra? Ha vinto!